Buongiorno e buona domenica, 19 luglio 2020, alle ore 11:40 minuti primi. Bene, 7 giorni al mio 26esimo compleanno, piccola parentesi, ho rinominato quest'anno compleanno 26 bis. Comunque, veniamo al vero motivo per cui sono qui con voi. Parliamo dei pronostici di The Horror Show at Extreme Rules Pay-Per-View, già pre-registrato, però che si terrà sulla piattaforma del WWE Network nella notte tra oggi e domani. Purtroppo sapete il contratto che legava la WWE a Sky Italia è scaduto. E per il momento Dplay Plus non ha la priorità per i pay per view. Poi, ovviamente, per quanto riguarda diciamo i pay per view in italiano ed in generale. Ma veniamo comunque ai match in programma. Partiamo da Drew McIntyre contro Dolph Ziggler. Questo è un match sicuramente valido per il titolo WWE detenuto da Drew McIntyre, ma c'è da dire che sì, ci sono i rumors, ma nel momento in cui vedremo il pay-per-view scopriremo quale sarà la stipulazione del match. Poi Asuka contro Sasha Banks, match singolo per il titolo femminile di Raw detenuto da Asuka. Bayley contro Nikki Cross, match valido per il titolo femminile di SmackDown detenuto da Bayley. Quindi prendiamo in considerazione che se Sasha dovesse battere Asuka, Bayley e Sasha Banks saranno entrambe doppie campionesse, perché ricordiamo che Bayley e Sasha Banks sono anche campionesse femminili. Braun Strowman contro Bray Wyatt in un match dove credo sarà combattuto in una palude, diciamo, in cui Bray Wyatt quindi dovrebbe impersonificare il famoso personaggio del Paludaro, no? Quindi niente in palio il titolo universale. Rey Mysterio contro Seth Rollins, questo è un match anche interessante, infatti ho preferito proprio come grafica di copertina del video, l'immagine appunto della sfida tra Rey Mysterio e Seth Rollins, che sarà un Air for an Air match. È un po' brutto da dire, ma credo che non accadrà veramente, nel senso che vincerà chi staccherà un occhio ad un altro. Poi Apollo Crews contro MVP, match singolo per il nuovo titolo degli Stati Uniti, svelato poche settimane fa da MVP, il campione attuale Apollo Crews. E poi settimo e ultimo match, il New Day, Big E e Kofi Kingston si daranno battaglia ai campioni di coppia contro i Cesamura, Cesaro e Shinsuke Nakamura, appunto valido per i titoli per i titoli di coppia di SmackDown in un match dove appunto si utilizzano i tavoli i primi che fracassano l'avversario e l'avversario sul tavolo hanno vinto. Per quanto riguarda i miei pronostici, beh, io dico che innanzitutto penso che Drew McIntyre manderà il titolo, perché si presume che a SummerSlam potremo vedere una sfida con Randy Orton, visto che Lesnar, la federazione, vuole cercare a tutti i costi di non far comparire Brock Lesnar in un
lì al Performance Center, ma vuole farlo comparire nelle arene, nei palazzetti. Sasha Banks è qui a un po' 50 e 50. Io dico che ma azzardo chissà una vittoria di Sasha Banks, anche se credo che anche se io tendo questo azzardo, probabilmente la federazione vorrà continuare per il regno titolato di Asuka, dove sembra comunque che stia sostituendo nel migliore dei modi Becky Lynch, che è ferma perché è in dolce attesa di un bambino. Bayley contro Nikki Cross, anche questo molto interessante. Anche qui mi gioco un azzardo, chissà, magari Nikki Cross potrebbe vincere il primo titolo nel roster principale. Braun Strowman, Bray Wyatt. Bah, io dico Strowman, anche se in tanti dicono Bray Wyatt, perché magari ai tempi della stable, appunto, che vedeva protagonisti Bray Wyatt, Braun Strowman, Luke Harper, la Wyatt Family, però secondo me potrebbe prendersi una rivincita Braun Strowman dopo magari quel periodo in cui era un po', tra virgolette, non dico sottovalutato, però Rey Mysterio contro Seth Rollins, beh, occhio per occhio, io dico che dopo quello che ha combinato Seth Rollins a Rey Mysterio, secondo me Rey Mysterio vorrei vederlo uscire vincitore da questa sfida, anche se voglio ricordare che non ci sono notizie ufficiali, ma sembra proprio che il contratto del folletto di San Diego, Mr. 619, sia scaduto con la WWE e non sappiamo se ci sarà il rinnovo o se chissà Rey Mysterio potrà accasarsi in un'altra federazione o ritirarsi forse non ancora. Apollo Crews MVP, io ma vedo Apollo Crews, visto che insomma questo, se non mi sbaglio, è stato il primo titolo che ha vinto anche lui nel roster principale, gli do fiducia. Mentre ho così tanta voglia, cari amici, e non solo perché Cesaro è un nostro parente, perché è svizzero, quindi stiamo lì, però insomma potrebbe dare molto valore sia a Cesaro, ma soprattutto a Nakamura, che dopo alcuni periodi floridi è sceso un po' al ribasso. Quindi queste sono le mie valutazioni. Il match tra Sheamus e Jeff Hardy è stato posticipato a SmackDown della settimana prossima, forse per rendere un po' la puntata in termini di ascolti un po' più interessante, come anche il match senza sanzioni tra Randy Orton e Big Show, che ci sarà quindi domani, lunedì 20 luglio, nella puntata di Raw, che credo molto probabilmente, non so se hanno già registrato le puntate, cioè pre-registrato le puntate post pay per view di Raw e SmackDown, ma nel caso ovviamente c'è già tutta la situazione pronta. Poi è ovvio che se dovessero girarla domani la puntata di Roma, magari in un orario pomeridiano, per poi trasmetterla in America al solito orario serale. Comunque questi sono i miei pronostici, quindi chissà, magari me lo auguro qualche nuovo campione, qualche nuova campionessa.
Per il resto sembra vivere e farsi il wrestling, nel caso specifico la WWE. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!